Ok, allora buonasera anche per oggi. Oggi parliamo, mentre la volta scorsa, diciamo così, abbiamo più analizzato a volo d'uccello quelli che potevano essere alcune delle varie tipologie di ausili, no, che possono venire usati, no, dalle persone con disabilità per sopperire alle difficoltà che incontrano. Oggi ci focalizziamo su alcuni invece metodi risolutivi che possano aumentare l'accessibilità, in particolare dei siti web. Quindi oggi parliamo di quella che è, diciamo, la forma di comunicazione essenzialmente predominante al momento, no? Che è quella del web. E lo cercheremo di vedere sia dal punto di vista di tecnico, di chi crea i siti, sia dal punto di vista di chi crea i contenuti per questi siti. Quindi capire che cosa vuol dire, che differenza c'è, a che cosa bisogna fare attenzione, quali accorgimenti bisogna adottare per far sì che un sito web sia accessibile. E dove accessibile ovviamente intendiamo a tutti, il che può sembrare all'inizio strano perché alcuni tipi di soluzioni che magari vanno incontro a una disabilità di tipo sensoriale, magari un non vedente, rischiano di essere completamente opposte rispetto a chi magari alle esigenze di chi magari ha una disabilità di tipo motoria, per cui magari non può operare tastiera o mouse. Invece scopriremo che la cosa è possibile, ovviamente approcciando il progetto del sito e dei contenuti nel modo corretto. Ok? Vabbè, vado un po' veloce sull'introduzione perché mi piacerebbe magari avere un po' di tempo in più per entrare in qualche esempio un pochino più concreto, visto, diciamo così, anche il background di molti di voi che sanno già in parte di cosa stiamo parlando. Vabbè, la prima cosa è che nonostante noi siamo abituati, no, a vedere il web come uno strumento ricco di immagini, suoni, interazione, eccetera, è giusto che e lo è, e è giusto che lo sia. Fin dall'inizio della sua concezione era ben chiaro, adesso Berners-Lee sta andando in giro a dire che il web ha preso una rotta un pochino che non gli piace, quindi vorrebbe rifondarlo su basi diverse, ma questo è un discorso che non ci tocca, perché è più sul lato sociale, contenutistico. Dal punto di vista tecnico, fin dall'inizio il web è nato, per essere universale. Okay? Quindi già nei primissimi documenti dei primi anni, qui vediamo di una dichiarazione che era stata fatta nel 97, quindi 2 anni dopo, diciamo così, la pubblicazione dei primi siti su internet, già allora era ben chiaro il requisito di accessibilità. E questo ha fatto sì che il W3C, che è il gruppo di lavoro che emana gli standard del web, quindi in particolare il linguaggio HTML, JavaScript, CSS, tutte queste belle cose, che voi designer sapete bene, o no, non so. Ma già dall'inizio all'interno del W3C si è formato un gruppo di lavoro WAI, Web Accessibility Initiative, non lo vedete qua, che aveva lo scopo, tra gli altri, ma lo scopo primario di garantire che le tecnologie inventate per il web nelle sue varie evoluzioni, perché da quando l'abbiamo inventato nel 95 ad adesso che siamo nel 2020, no, di passi ne sono stati fatti. Ma le varie evoluzioni tecnologiche hanno sempre richiesto di un'analisi dal punto di vista dell'accessibilità. Cioè, detto in altri termini, non poteva essere approvato un qualunque standard, un qualunque linguaggio usato per il web se questi signori del gruppo di accessibilità non davano l'ok. O viceversa, poteva anche succedere che il gruppo di accessibilità richiedesse che gli standard evolvessero in una direzione di introdurre nuovi elementi o nuove informazioni utili per l'accessibilità. Poi tra un attimo vedremo di cosa stiamo parlando in concreto, no? Quindi nel processo di sviluppo del web, cosa che non si può dire di altre tecnologie o di altri ambiti, ma nel processo di sviluppo del web invece questo tema è stato ben presente fin dall'inizio. Oh, adesso non voglio tessere solamente l'ordine del web, questo è l'argomento di oggi, però per dirne una, anche la Apple, sin dal primo iPhone, ha fatto dichiarazioni di questo genere, no? E infatti, per esempio, i persone non vedenti dicono che essenzialmente l'accessibilità dei prodotti della linea Apple è molto più elevata di altri tipi di prodotti. Perché fin dall'inizio
sono state tenute presente certe esigenze. Questa frase fin dall'inizio deve, diciamo così, per noi essere una chiave di lettura molto forte. L'accessibilità non la posso aggiungere dopo, posticcia, non funziona. O se devo aggiungerla dopo è complicatissimo e costosissimo. Se ci penso dall'inizio invece entra a far parte della progettazione, quasi quasi mi dà degli spunti di progettazione in più e non mi costa quasi nulla. Vabbè, qui c'è un'altra citazione di Berners-Lee, ma non andiamo a fare l'apologia. Il problema è che nonostante le tecnologie web, i linguaggi del web, siano pensati per essere accessibili, chi li usa molto spesso non è consapevole o non è formato o non è indirizzato a usarli nel modo corretto. Quindi l'utilizzo scorretto di una tecnologia che di per sé potrebbe essere accessibile fa sì che il risultato finale non sia più accessibile. Perché chi sviluppa un sito cosa fa? Lo sviluppa, poi lo guarda, lo vede, a me funziona, a me piace. Ecco, pensate a una cosa molto semplice, se siete uno sviluppatore web, come minimo quando sviluppate un sito lo andate a testare su sistemi operativi diversi, su risoluzioni dello schermo diverse, per essere sicuro che una vasta fetta dei vostri utenti riesca effettivamente a usare il sito e non che magari sull'iPad con Safari non si vede bene perché c'è qualche incompatibilità tra i vari browser, oppure se la dimensione dello schermo è troppo grande i lettere diventano troppo piccole e non si legge più, eccetera eccetera. Quindi facciamo un po' di testing perché sappiamo che i nostri utenti possono avere esigenze diverse, tecniche anche. Ecco, però molto spesso il testing che si potrebbe fare per utenti che invece non utilizzino schermo, mouse o tastiera, ma utilizzano degli ausili, questo non lo facciamo. O molte persone non lo fanno, devo dire che molti sviluppatori web non sanno neppure che esista questo mondo, nonostante, lo vedremo poi, siano invece requisiti di legge. Allora si progetta, tra virgolette, per la norma, no? E quindi problemi di accessibilità che costerebbero poco o nulla a risolvere, in realtà rimangono non solo irrisolti, ma non visti, no? Nessuno se ne accorge. E quindi di fatto escludiamo dalla visita del nostro sito, o dei nostri contenuti, della fruizione dei nostri contenuti o dei nostri servizi, delle categorie di utenti, che potrebbero invece accedere e aumentare, diciamo così, la popolazione della nostra utenza. Quindi anche al di là di problemi, diciamo, di motivazioni di tipo etico, di tipo inclusivo, semplicemente tagliare fuori un gruppo di utenti non è mai un'idea furba, no? In qualunque business che stiamo creando. Ovviamente parlando di accessibilità è un problema molto ampio, no? Io qua tempo fa avevo fatto questa figura in cui questo libro rappresenterebbe il contenuto o il servizio a cui l'utente vuole accedere. Allora, per arrivare al contenuto devi passare una certa serie di barriere. La prima è l'interfaccia, riuscire a usare un computer. Quindi se ho bisogno di ausili, ovviamente il mio sito deve essere compatibile con gli ausili, devo avere questi ausili, ne abbiamo parlato la volta scorsa, e poi il sito dovrà essere fatto nel modo opportuno. L'interfaccia significa che il sito web deve lasciarsi usare bene dagli ausili. Per cui se io sono obbligato a leggere una pagina, ad esempio attraverso una scansione di un sintetizzatore vocale o di una barra Braille, la pagina deve farsi leggere correttamente. Poi capiamo meglio cosa significa questo. Se la pagina è fatta male, la leggo magari in ordine strano, oppure ci sono troppe immagini, troppo poco testo, e non riesco a capire che cosa ci sia, non riesco a capire come sia organizzata e così via. Questo è ciò di cui ci occuperemo principalmente oggi. Quindi come costruire la pagina in modo che sia adatta, fruibile e trasformabile dai vari ausili che gli utenti possono avere. Poi ovviamente ci sono ancora barriere successive, che sono più di tipo semantico, cioè il linguaggio in cui è scritto il sito, no? Provate ad andare su un sito di un ente pubblico, parlano una lingua che neanche su Marte, cioè usano dei termini specifici, tecnici, propri, un gergo interno che a una persona esterna non dice nulla, anzi crea una barriera linguistica. Qui non sto parlando della lingua come
italiano, inglese e francese, ma sto parlando proprio dell'uso che si fa dei termini e congiuntamente a questo l'organizzazione delle informazioni. No? Noi abbiamo un bellissimo esempio, no? In casa nostra, parlo male di casa nostra perché che è questa. Qui sia dal punto di vista della terminologia, del linguaggio, che dal punto di vista dell'organizzazione possiamo decidere di darci un appuntamento per piangere tutti insieme, perché allora qui le informazioni sono messe a casaccio, okay? Non c'è una logica. Io ogni volta mi chiedo che differenza c'è tra i piani di studio e i programmi dei corsi e le guide dello studente per il corso di studio. Ma che razza di differenza c'è? Poi scopro che in realtà arrivano alla stessa parte. Passo di qui, entro di qui, entro di là, con percorsi diversi arrivo alla stessa informazione. Forse un po' diversa, no. Non si capisce, non è chiaro. È scritto in gergo, no? Ma poi è organizzato male. Poi c'è questa bellissima scatola servizi per gli studenti, dentro cui c'è tutto, e infatti questa scatola dentro c'ha altre scatole, no? Che poi visivamente cambiano completamente stile. Qui ci sono dei codici colori che non sono usati una volta sola e buttati via, quindi non permetto di agganciare informazione alla rappresentazione, sono cose messe lì, no? E quindi ci provi un po' di volte, no? Perché gli appelli siano verde e gli orari siano lilla, quando in realtà entrambi ti danno un'ora, un luogo e un esame, qualcuno me lo deve spiegare. Ma va bene, no? Per dire che magari le informazioni ci sono, il sito potrebbe anche essere accessibile, non lo è, ma lo vediamo dopo, ma poi l'organizzazione dell'informazione è comunque una lotta tutte le volte, no? E andare a riuscire a trovare ciò che serviva. Vabbè, ma ci torniamo. Allora, accessibilità web. Da dove sono i riferimenti che ci dicono come fare a capire, no, se un sito web è accessibile oppure no? Vabbè, da un lato c'è un riferimento pratico del tipo prendi una persona disabile, lo sa usare sì o no, ma poi in realtà dovrà esserci da qualche parte, no, una descrizione tecnica di quali sono le caratteristiche. L'unica cosa che dobbiamo diciamo, tenere molto presente è che accessibilità è un concetto universale. Okay? Quindi dire un sito accessibile non significa un sito accessibile ai ciechi. Non significa un sito accessibile via tastiera senza mouse. Non significa un sito accessibile via comando vocale. Significa tutte queste cose messe insieme. Okay? Scordiamoci di personalizzare l'accessibilità di un sito verso una determinata tipologia di disabilità. Ci faremmo solo del male. Pensate anche solo a una differenza minima che c'è tra persone ipovedenti, no? L'ipovisione chiaramente è uno spettro, puoi avere l'ipovedente che semplicemente corregge con un semplice paio di occhiali alla persona che è praticamente quasi cieca. Allora pensate al ruolo delle immagini o dei colori che ci sono nello spettro dell'ipovisione. Cioè se tu hai un'ipovisione anche grave ma non totale, beh, avere delle immagini, avere dei colori ti aiuta molto a orientarti nella pagina, perché fatichi a distinguere i dettagli ma l'orientamento generale ce l'hai. Quindi, bene, carichiamo di grafica, carichiamo di simbologia. Ma se tu superi una certa soglia, allora a questo punto vai quasi vicino al non vedente, allora che ci siano dei colori, che ci siano delle immagini, non te ne frega più niente perché tanto non li percepisci. Allora quello che conta è il testo che c'è sotteso a queste immagini, che tanto non lo leggi, non lo vedi, ma lo sentirai magari. Mentre invece l'ipovedente non usa un sintetizzatore vocale, ma magari usa un ingranditore di schermo e comunque si aggancia a una rappresentazione più visiva. E noi chi siamo per dire se il nostro utente usa la modalità 1, cioè ingrandimento e rappresentazione visiva e grafica, oppure la modalità 2, ossia non guardo l'immagine ma uso la sintesi vocale? E non lo possiamo sapere. E quindi non possiamo progettare un sito per ipovedenti barra non vedenti immaginandoci un certo tipo di utente. È l'utente che sceglie come vuole percepire il sito. Siamo noi che invece dobbiamo costruire un sito che si lasci percepire in modi diversi. Questo sembra complicato,
Lo è, cioè è un po' difficile, ma non è impossibile. Allora, qui non vi sto a riraccontare il perché, il per come, perché. Un altro concetto importante è quello della convergenza, qui si chiamata mainstreaming, tra le soluzioni tecniche adottate per garantire l'accessibilità e le soluzioni tecniche che di per sé permettono di raggiungere una popolazione più ampia di utenza. Quando è che, voi siete piccolini, ma c'è stato un periodo in cui in molti siti c'era nell'home page una scritta che diceva risoluzione preferita. Allora, questo sito è visualizzato al meglio se la tua risoluzione è 800x600, all'epoca si usavano quelle risoluzioni lì. E quindi c'era chi progettava il sito, poverini, erano i grafici che arrivavano dalla carta, no? Per cui per loro la prima cosa sono le dimensioni fisse, dopodiché la ragionavano lì dentro. Li hanno messi su uno schermo e gli hanno detto, ma com'è che lo schermo? No, non è possibile che gli schermi siano di dimensioni diverse. Io progetto per una certa dimensione e l'utente sa il giusto. Quindi c'erano siti che erano progettati apposta per una certa risoluzione dello schermo. Se tu avevi uno schermo con una risoluzione più bassa si vedeva male, se avevi una risoluzione più alta si vedeva male lo stesso. Quando è che sono scomparse queste cose? Quando gli sviluppatori web hanno preso coscienza del problema e quindi hanno costruito dei layout fluidi, oggi diremmo responsive, che si adattano alla risoluzione? No. Questa modalità di progettare è scomparsa quando sono arrivati i dispositivi mobili. Ma quando la gente con uno smartphone che aveva una risoluzione di 400x300 i primi non riuscivano a vedere niente, si incacchiavano, perdevi i clienti e allora andavi un po' a prendere il sviluppatore web e dice vieni qui un attimo, facciamo qualche cosa che funzioni anche su risoluzioni diverse. Allora, l'adattabilità data dalle esigenze di mercato, dalla, se vogliamo, frammentazione, no? Delle modalità di accesso, o moltiplicazione, delle modalità di accesso al web, ti dà flessibilità, questa flessibilità pone dei requisiti sulla costruzione dei siti, e adattare un sito a una risoluzione diversa, date di vari dispositivi, ha come sottoprodotto anche quello di renderlo più accessibile, e viceversa. Quindi l'accessibilità e comunque l'adattamento a condizioni diverse, pensate adesso che ci sono tutte le auto smart, no? Che ti fanno, integrano nell'automobile tutte delle informazioni, navigazione, eccetera. E lì nei navigatori auto, che è una cosa molto semplice, la fa da padrone la sintesi vocale. Perché non è che puoi continuamente guardare la cartina, perché se guardi la cartina poi non arrivi a destinazione perché ti fermi al primo ospedale. E quindi la comunicazione è vocale, ma è la stessa cosa, quindi io non guardo lo schermo perché devo guardare altrove, che concettualmente è la stessa cosa che non guardo lo schermo perché sono non vedente. Ma in ogni caso quell'informazione che c'è sullo schermo mi deve arrivare, mi arriva come? Sul canale uditivo. La volta scorsa parlavamo di sintetizzatori vocali nel contesto dei non vedenti, ma in realtà ne potremo parlare anche nel contesto dei guidatori. E è la stessa cosa, le soluzioni convergono. E il fatto che le soluzioni convergano è un grosso vantaggio economico, perché ovviamente più è alta la scala, no, degli utilizzatori, più i costi si abbattono dal punto di vista industriale e più le motivazioni si rinforzano. Okay? E quelli del V3C hanno fatto un buon lavoro perché permette effettivamente di sfruttare questa convergenza tra i vari tipi di motivazioni. E poi in particolare, io intanto mi faccio questa domanda, qual è l'utente su internet più disabile di tutti? C'è un utente che non è in grado di vedere le immagini, non ci vede, non è in grado di vedere né sentire i filmati, in realtà queste due cose un po' stanno cambiando ultimamente, ma non è in grado di apprezzare il layout, l'impaginazione delle pagine, quindi non ha tutta la percezione visiva, non è in grado di apprezzare le differenze di colore, quindi un daltonismo totale, non è in grado di interagire con le varie pagine se hanno dei contenuti che variano dinamicamente, quindi non è capace, quando c'è un menu pop-up da aprire e scegliere una voce, quell'utente non è capace di usarlo. Questo utente esiste davvero e visita ogni giorno milioni o centinaia di milioni di pagine web. Questo utente è il motore di ricerca. Cioè, il motore di ricerca è una macchina che legge le pagine,
ne estrae il contenuto, lo indicizza e lo rende accessibile a chi fa le ricerche. Allora, come fa? Analizza il testo delle pagine, essenzialmente. Adesso, come dicevo, recentemente analizza, sono diventati un pochino più furbi, analizza, riesce a cogliere anche del contenuto dalle immagini. Ma tendenzialmente le immagini vengono utilizzate sulla base del testo che ci sta intorno. E quindi rendere una pagina non accessibile a un disabile che abbia questi problemi sensoriali, motori, eccetera, significa anche renderla non accessibile ai motori di ricerca. Allora, c'è gente che paga fior di soldi per avere un risultato migliore nel posizionamento sui motori di ricerca, e basterebbe pensare che se un sito è più accessibile, automaticamente il motore di ricerca lo classifica meglio, perché riesce a indicizzare meglio i contenuti di quel sito. Quindi anche in termini di visibilità del sito, l'accessibilità ti dà un ritorno positivo. E già questo da solo probabilmente giustificherebbe il motivo. Ecco, dietro questo concetto di accessibilità ci sono tutta una serie di normative. Normative di legge o normative tecniche? Normative tecniche è il lavoro che ha fatto il W3C, questo Web Accessibility Initiative del W3C, che ha promulgato una serie di norme che oggi cominceremo a vedere insieme, che ti dicono dal punto di vista tecnico cosa devi fare se vuoi avere un certo grado di accessibilità. Vedete che ci sono AA, AAA, che sono i livelli di accessibilità via via crescenti, no? Come dire, gold, silver, bronze o cose del genere. E poi, beh, però queste normative tecniche io e te le possiamo scrivere, le mettiamo su un tavolo, se siamo famosi la gente sa che esistono le leggi, ma rimangono lì sul tavolo. Rimangono disponibili alla buona volontà dei progettisti. Il passo successivo che è necessario, in alcuni casi basta così, no? Che ci siano delle normative di riferimento e i progettisti le usano per il proprio beneficio. Ma spesso serve un passo in più, cioè che queste normative tecniche vengano incorporate in dispositivi di legge, delle norme di legge che abbiano un valore, diciamo così, impositivo, che possano imporre che effettivamente queste normative vengano utilizzate. E quindi c'è questa parte di sinistra della figura che fa riferimento ad esempio a normativa europea, normativa statunitense, cosiddetto articolo 508, e normativa italiana, che tutte richiamano in un modo o nell'altro le norme tecniche sviluppate dal W3C. No, questo è uno dei pochi esempi in cui i singoli stati, anziché inventarsi la loro norma, hanno fatto riferimento molto pesante alle norme tecniche di un ente terzo, che è il W3C, dicendo ciò che c'è scritto in quelle norme è ciò che dovete fare. Ci abbiamo messo un po' anche in Italia, circa 15 anni, a capire che non dovevamo inventarci dei requisiti nostri, ma potevamo fare uso di quelli che erano già stati pubblicati. Però ce l'abbiamo fatta. Quindi ci sono queste norme, adesso qui vi ho messo alcuni link di nomi per chi è interessato più all'aspetto, diciamo così, normativo. In particolare questo articolo 508 degli Stati Uniti è una legge a tutti gli effetti, per cui poi sapete come funziona. Negli Stati Uniti c'è la litigiosità molto forte degli avvocati, che sono in grado di ricorrere in molte condizioni. E è molto famoso, no, il caso di un signore americano, statunitense, non vedente, un cieco, che si è arricchito facendo causa agli organizzatori delle Olimpiadi di Sydney. Sydney in Australia, adesso non ricordo più se è il 2004 o qualcosa di questo genere, perché il sito delle Olimpiadi, quindi con tutte le gare, risultati, eccetera, non era accessibile. E questo qua gli ha fatto causa e l'ha vinta, essenzialmente. Adesso da noi non è così semplice tramutare un diritto in moneta sonante, però gli sviluppatori statunitensi ci stanno molto attenti a questa cosa. In Italia anche c'è una legge dal 2004, tutto sommato, quindi abbastanza... siamo stati tra i primi stati a muoverci, che poi è stata rivista recentemente, adesso questa slide è sbagliata, non è in fase di, questa è una slide vecchia, non è in fase di revisione, ma è già stato aggiornato in seguito alle WCAG 2.0, ma poi ci arriviamo. Però anche noi in Italia abbiamo una legge che tra l'altro è molto
leggendo la legge, molto forte come applicabilità. Ad esempio, una delle regole, una delle clausole che questa legge prevede è la nullità del contratto per gli enti pubblici che commissionano un sito qualora questo non sia accessibile. Cosa vuol dire in termini semplici? Che se io sono un ente pubblico, oppure un ente privato che lavora su fondi pubblici o lavora per costruire un servizio di interesse pubblico, la legge prevede queste varie casistiche, e se io ti commissiono un'azienda esterna la creazione di un sito e questo sito non è accessibile, quindi non supera i requisiti tecnici, allora io posso non pagarti. E se ti pago, il dirigente che ha firmato, diciamo, l'ordine di pagamento è responsabile lui personalmente di quel costo. Che io sappia non è mai stata applicata questa clausola. Chiaramente quando è uscita ci sono stati fior di funzionari pubblici che si sono presi una paura micidiale, ma poi la cosa è un po' passata in sordina. La legge c'è, ma come sempre. Però questo vorrebbe dire, se la legge fosse veramente applicata fino in fondo, che tutti i siti pubblici, tutti i siti fatti con soldi pubblici o tutti i siti che erogano servizi di interesse pubblico dovrebbero essere tutti completamente accessibili. Vedremo a volte magari che non lo è. Allora, io qui ho un capitolo che ho chiamato Profili di persone con disabilità. Vi avevo la settimana scorsa mandato una mail, io spero che voi abbiate avuto tempo di leggere quel breve documentino, no? Che si chiamava Come le persone disabili usano il web, no? Che dava alcuni esempi, no, di profili di persone e ci faceva capire quali tipi di ausili usassero, quali tipi di soluzioni, trucchi potessero usare. Spero che l'abbiate letto e quindi possiamo saltare avanti, ma di fatto erano diciamo così, un'applicazione dei concetti che avevamo visto la volta prima. Perché voglio riuscire, diciamo così, a avere un po' di tempo poi per entrare nel merito dei siti. Se non l'avete fatto, poco male, oggi comunque seguite lo stesso il discorso, ma vi consiglio di leggerlo perché finalmente è abbastanza illuminante, no? Allora, due parole: accessibilità web. Ok, cos'è il web? Allora, io uso questa figura per semplificare o esemplificare quali sono gli ingredienti che compongono un'architettura web, un sito web. Proviamo solo a vedere insieme questa cosa. Se immagino che, diciamo, a un certo livello, più o meno tutti sappiano già cos'è una pagina web. Una pagina web è un contenuto in linguaggio HTML che viene visualizzato da un browser. Qui ho messo tante icone di browser diversi perché c'è una molteplicità, sullo schermo di un PC, di un tablet, di uno smartphone, con il quale l'utente, che è questo omino qua, felice, interagisce usando il touchpad, il mouse, la tastiera, i vari dispositivi di input. Ok, quindi abbiamo un oggetto che è il browser, che serve per visualizzare le pagine web. Queste pagine sono scritte in un linguaggio che è il linguaggio HTML. Posso contenere del testo, posso contenere delle immagini. E noi ci concentriamo ovviamente su questa interazione qua, tra utente e la pagina web visualizzata dal browser. L'HTML è un linguaggio. C'è qualcuno che non sa cosa sia l'HTML qua dentro? È un linguaggio di testo che descrive il contenuto della pagina stessa. Questo è un linguaggio di testo, quindi quella pagina che abbiamo visto prima, se vado a vedere il sorgente della pagina. No, ho preso quella sbagliata, ne prendo un'altra. Ha una serie di comandi che dal browser vengono tradotti in layout, in contenuti, no? Questo è il sorgente HTML della pagina che gli sviluppatori hanno creato e questa è la versione grafica che il browser fa interpretando l'HTML e interpretando i vari comandi, fa l'impaginazione, il testo, i colori, eccetera. Quindi noi ci chiederemo come devo scrivere l'HTML in modo che il browser possa rendere più accessibili i contenuti all'utente. Ciò che sta da questa parte è tutta la complessità, la complicazione che c'è lato server, che però non interessa perché l'utente finale non interagisce col server, interagisce solamente col browser. L'ho messa perché
perché in realtà purtroppo il modello di internet di oggi, del web di oggi, non è così semplice, del tipo il browser chiede un file HTML, questo file HTML viene preso e visualizzato. Perché oltre all'HTML c'è tutta la parte dinamica, c'è tutta la parte di stili grafici, quindi fogli di stile, CSS, c'è tutta la parte di animazioni, di interazione, c'è tutta quella che si ottiene appunto con JavaScript, per dire il fatto che io ho preso questa pagina, il fatto che questa cosa qua si muova, si possa spostare, questi menu si aprono, si chiudono, faccio un'animazione, è un comportamento dinamico della pagina web che non è insito nel linguaggio HTML, l'HTML da solo non lo sa fare, ma richiede l'aggiunta del linguaggio JavaScript che permette di programmare il comportamento di una pagina web. Cioè tutte le volte che noi visitiamo una pagina web in realtà stiamo scaricando il contenuto del testo, delle immagini e dei programmi in JavaScript che girano dentro la pagina e le danno il comportamento dinamico a cui siamo abituati. E quindi il problema non è più solo l'HTML, ma il modo in cui dinamicamente questo HTML può essere modificato dal codice JavaScript, che può facilitare oppure può rendere più complessa l'animazione, l'accessibilità. Cioè immaginate questa cosa qui. Qui c'è una figura che cambia. Allora, la velocità con cui cambia questa figura, cioè il tempo che ho per poterla leggere, la posso personalizzare o no? Posso fermarla se ho bisogno di più tempo per leggerla? No, ricordiamo che l'altra volta abbiamo parlato parecchio del tempo come una variabile che permette di compensare altri tipi di mancata accessibilità. Ecco, in questo caso no. Quindi una cosa carina, bella, utile, tipo l'animazione, diventa diciamo così, un ostacolo all'accessibilità. Così come anche questi menu, se io non sono capace a spostare il mouse e portarlo nel modo giusto, il fatto che qua ci siano delle voci sotto, non le vedrò mai, forse. Dipende com'è fatta tecnicamente dentro la pagina, come sono generati questi menu. Quindi questa è un'altra difficoltà in più delle pagine web moderne, ma poi c'è un'altra ancora, ho aggiunto questa riga rossa, adesso non entro nel tecnico, no, oggi, ma il fatto che oggi quasi ogni sito web si aggiorna in continuazione. Ci potranno essere, ad esempio, questa pagina web, è una pagina web che, nonostante le sue animazioni interne, è fissa. Io ho caricato la home page dell'Università di Torino, potevo fare quella del Politecnico di Torino, e i contenuti sono questi. Poi ci sono degli script in JavaScript che le danno un pochino di animazione, ma lei non cambia. Se voi invece aprite, che ne so, Gmail o Facebook, allora il contenuto stesso di quella pagina cambia in continuazione, perché la pagina, dietro le quinte, contatta il server in continuazione per chiedere c'è qualcosa di nuovo, ci sono degli aggiornamenti, ci sono dei nuovi informazioni da visualizzare. E questo tecnicamente avviene, diciamo così, con una interazione asincrona, cioè mentre l'utente è su una pagina fissa, questa pagina a volte continuamente dietro le quinte si aggiorna il proprio contenuto. E quindi questa è una difficoltà in più. No? Il fatto che l'utente magari ha letto una parte della pagina, poi va avanti, ma la parte sopra adesso è cambiata. Allora, è cambiata, se io la vedo, tu dici sì, la vedi che è cambiata, sì, la vedo, se la posso vedere. Ma se invece percepisco la pagina in un altro modo, questi cambiamenti possono costruire degli ostacoli. Allora, tutto questo per dire, ci sono tante tecnologie che ci permettono, e tra l'altro tenete presente che uno sviluppatore web medio deve conoscere tutte queste cose, quindi ognuno di questi pallini, ognuna di queste sigle nei pallini tondi è un linguaggio di programmazione diverso. La pagina web di oggi ha tutte queste cose messe insieme, perché si sono accumulate negli anni, lo sviluppo del web è stato un pochino così, da far west. Ma va bene, purtroppo questa è la situazione che abbiamo. Tutte queste cose noi dobbiamo rendere accessibili. E come? Seguendo, ad esempio, quelle che sono queste linee guida per l'accessibilità che appunto il V3C ha proposto. Quindi tu non devi impararti questi linguaggi, ma poi nel modo di usare questi linguaggi devi far riferimento a queste linee guida che
oggi cominciamo un po' a approfondire. Queste linee guida prendono il nome di, il gruppo di lavoro Y ha diverse iniziative, adesso aspetta, ho aperto il sito prima, ha diverse iniziative di comunicazione, di informazione, eccetera, eccetera, ma quello che ci interessa di più è il fatto che loro sviluppano delle linee guida, degli standard, oltre che ovviamente della documentazione, dei corsi di materiale formativo, eccetera, eccetera. Queste linee guida, tra le varie linee guida che sviluppano, quelle che ci interessano di più sono le Web Content Accessibility Guidelines, cioè linee guida per l'accessibilità del contenuto web, cioè di cosa ci metto dentro il sito. Poi ci sono altre guide per rendere accessibili, perché ti dicono come fare a rendere accessibile il browser, come fare a rendere accessibile gli strumenti per creare la HTML dinamicamente, ma non ci interessano. Noi parliamo principalmente di contenuti. Quindi WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. È uscita una versione 1 nel 99, è uscita la versione 2 nel 2008, poi più recentemente è uscita la versione 2.1, quindi sono in evoluzione queste linee guida. Qui ci sono altre, ma non ci interessano. La WCAG 1.0 era composta da 14 linee guida e ciascuna linea guida aveva una serie di checkpoint che permettevano di verificare se era rispettata o no, e dava diversi livelli di accessibilità. Livello minimo, no? Che in teoria ha richiesto per livello minimo di accessibilità di qualunque sito. Quindi dicevano, se tu non raggiungi questo livello A, ci saranno molti utenti che avranno difficoltà ad interagire col tuo sito, o l'impossibilità di interagire col tuo sito. Il livello AA era un livello in cui c'erano delle facilitazioni maggiori, quindi a fronte di un investimento tecnico maggiore, devo fare più attenzione, devo fare più controlli, avrò una facilitazione maggiore per una platea più ampia di utenti. Il livello AAA veniva molto difficilmente raggiunto perché effettivamente dava la massima accessibilità, ma richiedeva comunque un lavoro maggiore. La WCAG 2.0 riprende in parte questa idea, ma la stravolge abbastanza. Tra l'altro, mentre la WCAG 1.0 non ha pensato solamente per il linguaggio HTML, nel 2.0 invece si sono aperti molto ad altre tipologie anche di contenuti, e quindi hanno strutturato le linee guida in modo molto diverso. E infatti le linee guida in realtà sono fatte da tre documenti. Le linee guida propriamente dette, che ti dice devi fare questo, un documento di understanding, che ti spiega perché devi fare questo. Ti fa degli esempi concreti, dei casi d'uso, che ti spiegano perché la linea guida prevede una certa prescrizione. Quindi ti aiuta ad impararla mentre la studi. E un documento di techniques che ti dà la soluzione. Ti dice, va bene, se c'è scritto che ogni immagine deve avere un testo descrittivo, nella parte understanding ti spiega perché i sintetizzatori vocali, perché gli stranieri, perché quando la connessione è lenta, perché quando non riesci a vedere l'immagine completa, eccetera, hai bisogno di un testo che lo spieghi, perché quando stampo, quando sintesi vocale, eccetera, eccetera. E il techniques ti dice invece come fare in HTML a ottenere quell'effetto. Quindi ti spiega le techniques, quali sono appunto le tecniche che erano state previste già dalla progettazione, da chi ha progettato il linguaggio proprio per ottenere quell'effetto. E questi tre documenti sono tutti legati tra di loro, molto linkati tra di loro, quindi è molto facile passare da uno all'altro. Non è la tipica linea guida di 100 pagine da stampare, ma è una linea guida da consultare online, perché ci sono tutte queste cross-reference che la rendono intrecciata, se stampassi tutto non ci capiresti più nulla. Di per sé come documento non è enorme. Ci sono 12 linee guida organizzate in quattro principi generali, in quattro aree generali. E le varie linee guida definiscono, ciascuna linea guida, dei diversi livelli di successo. Cioè dentro ogni linea guida ci sono dei sottopunti e ciascun sottopunto viene indicato se è di livello A, AA, AAA come livello di accessibilità. Questa figura semplicemente ci fa vedere il collegamento tra techniques, understanding e le linee guida, ma noi lo vediamo direttamente sul sito. Prima di
prima di vedere la linea guida come organizzarla sul sito, però vi voglio presentare i quattro principi generali. Ok, all'interno dei quali ci sono le singole linee guida. I quattro principi generali sono questi. I contenuti web devono essere percepibili, utilizzabili, comprensibili e robusti. Quindi queste sono quattro categorie, no? A cui dobbiamo fare attenzione. La percettibilità, perceivable. Cioè il fatto che se c'è un contenuto, l'utente lo deve poter percepire. Percepire che cos'è? È un termine più generale, più astratto, che comprende vedere, sentire, toccare, acquisire con i propri sensi. Quindi il contenuto che ho, qualunque sia questo contenuto, l'utente lo deve poter percepire con i propri sensi, a sua scelta, usando i sensi che più ritiene congeniali. Quindi questa va a coprire buona parte delle difficoltà dovute alle disabilità sensoriali, al fatto di non poter usare alcuni sensi e doverne usare altri in sostituzione o in potenziamento. La seconda è l'usabilità, l'utilizzabilità, scusate, non usabilità, operable. Cioè se ho un menu che per usare devo spostare il mouse millimetricamente esattamente in quel pixel, nel frattempo fare un saltino sul piede sinistro e schiacciare la Z minuscola, sì, è per accedere a una certa funzione, sì, quella funzione c'è, ma non è che sia facilmente operabile. L'operatività dell'interagire con il sito, per inserire informazioni, per cambiare pagina, per fare delle ricerche, per fare scrolling da una pagina all'altra, eccetera, deve essere anche questo accessibile. Quindi se uno non può usare un mouse, prendiamo il sito di prima, e se io non posso usare il mouse, come faccio a aprire questi menu Ateneo Didattica Ricerca? C'è un modo di farlo con la tastiera? Magari sì, magari no, ad esempio in molti siti è possibile navigarli con il tab, quindi col tasto tab, però non, qua in questo momento non vedo nessuna posizione, non si vede molto, ma normalmente il tasto di tabulazione, guardate all'inizio, English, cinese, guida mappa, internet, sto schiacciando la tabulazione, vedete che si sposta il trattino di sottolineatura. L'ho schiacciato un'altra volta, non so dove sia finito, nella casella di ricerca, adesso non so dov'è, Ateneo, didattica, ricerca, adesso se vado su ricerca posso fare invio e va alla pagina ricerca, però non mi apre il sottomenu che mi aprirebbe se ci andassi sopra col mouse. Cosa vuol dire? Vuol dire che il browser e l'HTML prevedono di essere navigati senza mouse, usando le frecce, il tab e l'invio essenzialmente. Però la pagina deve riconoscere, evidenziare bene dove in che punto sono, la tabulazione si sposta da un link all'altro e da un campo di testo all'altro, evidenziare e quando sono su un elemento farlo reagire, mentre invece questo oggetto qua reagisce solamente se ci vado sopra col mouse. Tecnicamente in JavaScript reagisce un evento che si chiama mouse over, cioè il mouse è arrivato sopra, e non un evento che si chiama focus, che vuol dire che l'elemento ha preso l'attenzione e il focus si può ottenere o portandoci il mouse o portandoci la tastiera o portandoci il cursore usando il tab. Quindi chi ha creato questo effetto l'ha pensato solo a metà, l'ha pensato solamente per una fruizione completa. Adesso non voglio fare la colpa a Unito, è quello del po' di peggio, quindi prendo questo perché insomma è meglio. Quindi questi sono i due principi. C'è una funzionalità, questa funzionalità deve poter essere operabile in modi diversi, con gli strumenti che l'utente sceglie, e non solo col mouse o solo col touch. Mi sarà capitato sul cellulare di avere i siti, mannaggia, non ci riesci a aprire il menu perché è pensato per un utente col mouse, per cui tu se lo clicchi vai nella pagina sbagliata, non riesci ad aprire il sottomenu, oppure quando l'hai aperto non riesci a tenerlo aperto perché ti si chiude appena togli il dito o cose simili, no? Allora, so quante parole gentili avete detto a chi ha progettato questi siti, ecco, sono solo poche, dovevate dirne di più. Perché in realtà la soluzione c'è. Questi sono i due principi principali, poi ci sono gli altri due, comprensibile e robusto. Comprensibile
Ha a che vedere molto di più col contenuto che non con la struttura, che non con il layout, con l'incastellamento tecnico. Cioè il fatto che i contenuti che scrivo effettivamente siano comprensibili. Allora, a meno che non stiamo facendo un escape room in cui è fatta di indovinelli, in realtà i contenuti dovrebbero essere appunto comprensibili nel modo più semplice possibile, con un linguaggio più diretto possibile, con meno parole possibili, meno giri di parole, meno contorsioni linguistiche, distinguendo bene la struttura della pagina, titoli, sottotitoli, contenuto, eccetera, eccetera, in modo da velocizzare l'acquisizione del contenuto stesso. Tenete presente che le persone, come si dice, non leggono le pagine web, fanno semplicemente uno scanning prepercettivo, cioè quando tu apri una pagina web, prima di leggere il contenuto, il tuo cervello è già classificato in base al layout, in base all'aspetto visuale, cosa c'è e dove. E quindi va poi solo a leggere il pezzettino che gli interessa. Quindi la semplicità dei contenuti è quello che permette anche poi all'utente di andare a colpo sicuro su quello che gli interessa. E anche se l'utente ha delle difficoltà di lettura, che possono essere delle difficoltà cognitive, che possono essere, pensiamo alle dislessie, che possono essere il fatto che l'utente è uno straniero e quindi non ha la perfetta padronanza della lingua, il fatto che l'utente è un non udente, un sordo, che, per cui quindi la lingua scritta è la seconda lingua, perché per lui la lingua madre è la lingua dei segni, tutta una serie di casistiche per cui se tu complichi come è descritto un certo contenuto, perdi una fetta di utenti. Per niente, da pirla, si direbbe. L'ultimo punto è più tecnico, robusto. I contenuti tecnici dovrebbero essere robusti, nel senso che io creo un sito web oggi, che con una certa versione di browser sul mercato, una certa versione di smartphone, ma tra un anno, due anni, cinque anni, dieci anni, queste versioni saranno cambiate. Allora, i contenuti che io creo oggi saranno ancora fruibili, nel senso di percepibili, utilizzabili e anche comprensibili, da 10 anni, quando le tecnologie sono cambiate? È chiaro che se uso una tecnologia proprietaria di nicchia che ha fatto solo mio cugino, è poco probabile. Se uso tecnologie basate su degli standard aperti, è molto più probabile che chi fa evolvere questi standard tenga conto di una continuità, di un supporto rispetto al sistema. Ma ve ne accorgete subito, se voi provate a prendere, avete in cantina da qualche parte un computer vecchio che abbia sopra, non so, Windows XP o cose di questo genere, con le versioni vecchie dei browser, provate a navigare un sito di oggi, non ci riuscite più, non ci riuscite perché i contenuti non sono più fruibili, no? Perché i siti sono fatti in modo diverso, il browser non supporta certe cose e chi ha progettato questi siti moderni non ci ha pensato, no? E quindi è anche vero il contrario. Quindi il tempo, come sempre, rompe le scatole, cioè al passare del tempo le cose non rimangono costanti ma tendono a peggiorare. Quindi in fase di progettazione devo chiedermi: se in futuro qualcosa cambiasse, il mio sito continua a essere fruibile, magari non perfetto, magari non c'è tutto ciò che ho pensato, ma i contenuti principali ci sono ancora, oppure ogni anno devo mettermi lì a rifarlo? Ok, queste linee guida, scusate, queste quattro casistiche, adesso le andiamo a vedere su web. Questa è una videata della linea guida 2.1, aggiornata l'anno scorso, vedete, 2018, che è proprio organizzata così. A parte l'introduzione, ci sono i quattro principi: percettibile, operabile, comprensibile e robusto. Scusate, ho preso quella in lingua originale, per abitudine, perché sul sito W3C c'era quella, ma non credo sia un problema. E poi se entro sul percettibile, mi dice: allora, nel gruppo percettibile c'è la linea guida 1, alternative testuali, fornisci delle alternative testuali per tutto il contenuto non testuale, per qualunque, diremo in Italia, contenuto in italiano, contenuto non testuale. Quindi hai un'immagine, hai un'icona, hai un bottone, hai un video, hai un audio. Allora, questi sono contenuti non testuali. Contenuti perché comunque trasmettono qualche cosa, portano una comunicazione.
Questa comunicazione deve essere disponibile, oltre che nella forma immagine, ad esempio, o video che ho scelto, anche in forma testuale. Perché? Perché possa essere modificata in verso altre forme che le persone potrebbero, di cui le persone potrebbero avere bisogno. Quindi potrei avere bisogno di una forma audio, di una forma braille, di una forma stampata, di un determinato contenuto, e se non c'è il testo, non è che posso trasformare un'immagine in braille. Non esiste. E poi, come vi dicevo, rispetto a questa linea guida c'è la versione di understanding che ti porta a una bella spiegazione con esempi eccetera eccetera per capire, no, perché le fotografie, una registrazione storica eccetera eccetera, no? Cioè, ti ragiona su varie casistiche che possono capitare nella realtà, e poi how to meet, quali sono i modi per soddisfare questo, quindi tutte le tecniche che sono qua per soddisfare questo requisito. E queste tecniche sono divise in tecnologie, quindi flash, se voi fate dei contenuti in flash valgono queste regolette qui, se fate contenuti in HTML valgono quelli con la H, se fate dei contenuti in PDF valgono queste regole sulla PDF. ARIA è una parte di HTML, uno standard interno all'HTML che permette di fare un tagging aggiuntivo degli elementi. E quindi vi dà delle, in questa situazione, se per caso una descrizione breve può avere un effetto sostitutivo rispetto all'informazione del contenuto non testuale, cioè se l'immagine, se ho il logo del sito, una breve descrizione tipo logo del Politecnico di Torino è sufficiente per sostituire l'immagine del logo stesso. E allora si può fare in questi modi. Ad esempio, la cosa più semplice è usare sugli elementi image dell'HTML e img un attributo che si chiama alt, che contiene il testo alternativo. Se invece una descrizione breve non è sufficiente e quindi ti serve una descrizione più lunga, io qui ti spiego come devi fare. Short text alternative, long text alternative, a seconda se questa descrizione sia più breve o più lunga. E vanno avanti così, vedete che ci sono moltissime casistiche per questa specifica linea guida. Non text context, è questa qua, text alternatives. No? Contenuto non testuale. Qui vi dice il livello A cosa devi fare. Poi leggiamo le varie linee guida. Media basati sul tempo. Fornisci delle alternative per i media basati sul tempo. Quindi ad esempio se hai dei contenuti solo audio o solo video, devi fornire delle alternative. Se hai del video pre-registrato, puoi, anzi devi, perché a livello A, devi fornire dei sottotitoli. I sottotitoli sono preziosissimi. Io metà delle serie TV e dei film che guardo non riuscirei a capirci nulla se non ci fossero sottotitoli. Quando guardi i film in lingua originale. Ti aiutano a capire il contenuto, ti aiutano a imparare la lingua, al di là del fatto che un sordo ne ha bisogno. Oppure quando sei in casa, che c'hai i bambini che fanno casino, tu comunque riesci comunque a seguire. E quindi lavori anche in ambienti rumorosi. E io registro le lezioni, però a volte ho avuto delle richieste da parte di studenti dicendo sì, io però ho dei problemi di udito, è possibile avere i sottotitoli? La risposta è no, perché ci vuole il tempo. Adesso in realtà YouTube ha una sottotitolazione automatica che va bene se volete farvi due risate, no? Soprattutto poi sull'italiano fa veramente dei voli pindarici incredibili, quindi provate a mettere sottotitoli automatici su un filmato in italiano, è divertente. Per assurdo, per dire, ci becca meglio quando io faccio lezioni in inglese, col mio livello di inglese, che è molto bastardo, però ci capisce meglio rispetto a quando parlo in italiano, per via del riconoscitore che ha linguistico, no? Ovviamente. Io ricordo il caso di un'università americana dell'anno scorso, è successo, non mi ricordo più l'università, quindi non ne dico una a caso, in cui qualcuno, diciamo, ha fatto causa all'università perché aveva pubblicato sul proprio sito dei video delle lezioni, come diciamo noi al Politecnico, senza sottotitoli. E
quindi dice no, se tu lo fai devono avere sottotitoli perché la legge lo prevede. Dopodiché le università si sono guardate e hanno detto sì, avete ragione, ma i soldi per fare i sottotitoli non li abbiamo. E quindi hanno tolto i video. Che è il rimedio peggiore del male, no? Attenzione sempre al buon senso. È vero che questo è un requisito, però diamo un modo incrementale, non usiamo queste cose come una scusa per non far nulla. Allora non pubblico niente, allora sono a posto. Quindi bisogna sempre fare attenzione a trovare anche la buona soluzione. Ok, e qui siamo, vedete, descrizione audio, linguaggio dei segni, descrizione audio estesa. Qui non dice solo testo, dice magari se c'è un contenuto video, fai una versione sostitutiva audio. Oppure se è un contenuto testuale molto lungo, fanne la narrazione a parole, perché magari per qualcuno è più semplice ascoltare che non leggere un testo molto lungo e complesso. Adattabile. Crea del contenuto che possa essere presentato in modi diversi, ad esempio con un layout più semplice, senza perdere informazione o la struttura. Quindi un sito bello, tutto incolonnato su tre colonne, magari lo voglio semplificare, togliamo le colonne laterali, facciamo vedere solo il contenuto interno, centrale, poi quel link delle colonne laterali li prendiamo da un'altra parte. Sul mobile lo facciamo molto, avere un sito che sulla versione mobile ti fa vedere solamente l'essenziale, ma quello te lo fa vedere. Piuttosto che avere mille cose e non ci arrivi perché è troppo piccolo, no? Fa una selezione, fa una reimpaginazione diversa in funzione del metodo. E soprattutto l'HTML e il CSS per fare queste cose funzionano benissimo, sono stati proprio pensati apposta. Orientamento, no scusate, distinguibile, e questo è un altro aspetto importante della percezione, il contrasto. Fai in modo che sia facile per gli utenti vedere e udire il contenuto, tra cui, come caso particolare, la facilità di separare il contenuto di primo piano da quello di sfondo. Quindi il testo rispetto allo sfondo, come colori, come contrasto, come texture, l'audio parlato rispetto ai rumori di fondo, rispetto alla musica di sottofondo, possibilmente disabilitabile. E quindi c'è il problema sull'uso dei colori. Fare in modo che il colore non sia l'unico modo visuale di distinguere informazioni. Semaforo, quando è verde ti fermi, quando è verde vai avanti, quando è rosso ti fermi. Ma non solo, il verde è sempre in basso e il rosso sempre in alto. C'è un'informazione doppia, fornita dal colore ma fornita anche dalla posizione. Okay. Anche noi, se abbiamo dei codici colori in un sito, che aiutano sicuramente la navigazione, non devono essere l'unico modo per poter distinguere le varie sezioni, per poter distinguere le variazioni. Ci devo affiancare un'icona, ci devo affiancare un testo, devo giocare sulla posizione per far capire che questo è l'accetta e questo è il nulla, ad esempio. Quindi rinforzare su più canali la stessa informazione, non lasciarla solo al colore, ad esempio. Tutto il problema dell'audio, contrasto minimo in termini di dimensione dei caratteri, di sfondo, no? Quindi parla di un minimo contrasto di 4,5:1 tra il testo e lo sfondo, oppure immagini che contengono del testo. È molto forte, no? Però vuol dire che dà una leggibilità garantita in un certo senso, no? La possibilità che il testo sia ridimensionabile, quindi ingrandibile. Chi usa un browser e ha un'ipovisione sa benissimo come fare a usare il browser per ingrandire il testo. E così via, no? Tutte le parti del contrasto. E tra l'altro qua dentro, quando parla di colore, quando parla di contrasto, se andate sull'AutoMeet vi dà le formulette, no? I criteri per dire se due colori RGB sono o non sono sufficientemente contrastati uno rispetto all'altro. Eccetera. Poi abbiamo, e questo è sempre l'1.4, quindi questa linea guida, vedete che sono organizzate in criterio di successo, cioè quali sono le cose da fare. E qui abbiamo finito la 1, alternative testuali, media basati sul tempo, adattabilità e distinguibilità. Poi abbiamo operabile, no?
le interfacce utente devono essere, e la navigazione devono essere operable. Anche questo è un termine molto generale, vuol dire che prima di tutto devono essere accessibili via tastiera. Make all functionality available from a keyboard. Cioè, qualunque funzionalità del tuo sito deve poter essere accessibile da una tastiera. Poi va bene anche il mouse, va bene anche il touch. Però qualunque ausilio, bottoni, sensori, eccetera, le cose che abbiamo visto la volta scorsa, alla fine genera, emula dei tasti, emula lo spazio, emula l'invio, emula le frecce, eccetera, eccetera. Quindi se io riesco a usare un sito con la tastiera, in automatico lo potrò usare con qualunque ausilio. Non perché il disabile usa la tastiera, ma perché il disabile usa degli altri strumenti che a loro volta emulano la tastiera. Quindi attraverso la tastiera, così come sulla percezione era il testo che faceva da padrone, non perché il disabile legge solamente il testo, oppure un sito, la versione per disabili deve essere puramente testuale, no, questo è un elemento semenza. Ma i contenuti ricchi, multimediali, eccetera, se sono trasformabili, sono disponibili in testo, sicuramente saranno trasformabili nella tecnologia accessibile che l'utente vuole. E la stessa cosa sull'input, sul canale di input, se riesco a fare un sito che si può usare solamente usando la tastiera, allora si potrà usare attraverso qualunque altro ausilio che a sua volta internamente fingerà di essere una tastiera rispetto al computer. E questo si può fare in modi diversi, già alcune scorciatoie della tastiera, tipo il tab, tipo le frecce, tipo l'invio, sono già predefinite nel browser, ma poi ne possiamo aggiungere delle altre, possiamo aggiungere le scorciatoie, ad esempio dicevamo prima c'era didattica e ricerca, uno potrebbe dire che CTRL D va a didattica e CTRL R va a ricerca, lo puoi definire all'interno della pagina, lo puoi scrivere all'inizio della pagina, magari lo puoi scrivere solamente in una posizione che viene vista non da tutti ma solamente da chi lo richiede, eccetera, eccetera, e insegni come usare la pagina direttamente dalla tastiera. Quindi non so se vi è mai capitato di dover scrivere delle cose, usare i siti, magari mentre siete in treno, in autobus che traballa, chiaramente non potete usare un mouse o il trackpad perché non riuscite a beccare, poteste usare la tastiera, non sarebbe male. Quindi parliamo di scorciatoie, eccetera. Operabilità vuol anche dire avere abbastanza tempo per poter operare, quindi usare le interfacce previste. Io potrei selezionare una voce da un menu direttamente cliccandoci col mouse, oppure con la tastiera andando elemento per elemento, oppure con un sistema di scansione che mi seleziona lui un elemento per volta, quindi magari prima che arrivo all'elemento giusto passa 2 minuti e non voglio che nel frattempo la pagina sia cambiata o il pop-up si sia chiuso o il carousel mi abbia già cambiato l'immagine. Quindi ovunque ci siano degli elementi che si muovono da soli col tempo, deve essere possibile preferibilmente fermare l'animazione o permetterti di andare avanti passo passo a tua scelta, oppure se non vuoi proprio spegnere, almeno renderla personalizzabile, quindi rallentarla ad esempio o estendere il tempo. Quindi in molti carousel a volte c'è la frecciolina per andare avanti, ma poi c'è anche il simbolo di pausa per dire adesso fermati, perché magari voglio leggere e voglio cliccare esattamente su questo elemento e tenerlo fermo e non lasciare che vada avanti, no, e questo è soddisfa questo tipo di requisito per poter operare. Poi c'è l'altro problema, magari, di avere anche elementi che danno fastidio, no? Elementi che si muovono, che lampeggiano, che vibrano nella pagina, possono distrarre, rimuovere l'attenzione, quindi quando io sono concentrato su fare una certa operazione su una pagina c'è quest'altra cosa che mi dà fastidio, poi i pop-up pubblicitari danno fastidio al quadrato. Allora, queste cose qua dovrebbero poter essere disabilitabili. Ci sono persone che hanno problemi di attenzione, ci sono persone che hanno problemi di attacchi epilettici quando vedono delle cose lampeggiare con certe frequenze, dobbiamo o evitarle o perlomeno rendere disabilitabili. No? E quindi poter non solo mettere in pausa, ma addirittura nascondere certe parti della pagina, se è utile. E vabbè. Evitare il più possibile di avere dei timeout per cui tu stai facendo un'operazione, cioè devi scrivere magari un blocco di testo, lo scrivi con un ausilio molto lento e lui a un certo punto dice, beh, non ce l'hai fatta dentro 3 minuti, cancelliamo tutto, abbandoniamo. Questo qua è la linea guida appunto sugli attacchi epilettici e reazioni fisiche, ad esempio
sul flashing degli elementi, eccetera. Queste sono cose molto più specifiche. La navigazione, fornire dei metodi perché gli utenti possano navigare, trovare contenuto e determinare dove si trovano. Cioè io apro una pagina a caso, allora magari sono un ipovedente, ho zoomato la pagina e quindi non riesco a vederla tutta. Come faccio a capire A, in che punto della pagina sono, e B, dove si trova questa pagina all'interno del sito? Allora a questo servono degli elementi di contesto. Elementi di contesto che possono essere magari le famose breadcrumbs, le briciole di pane. Cioè, all'inizio di una pagina avete a volte scritto home, freccia, non so, ricerca, freccia, no, all'inizio c'è una riga di solito all'inizio della pagina che vi dice il cammino in cui siete, no? Come c'è dentro, non so, un Explorer Resource che vi fa vedere qual è il percorso che avete fatto. E questo ci permette di orientarci. Oppure anche solo i titoli all'interno della pagina. I titoli hanno una struttura. Titolo 1, titolo 2, titolo 3, titolo 4. Allora, ci sono alcune pagine che hanno una struttura in termini di titoli ben definita e l'ausilio mi può permettere di navigarla, visualizzarla, leggerla, in modo che io capisca esattamente dove sono, cosa c'era prima, cosa c'era dopo. Pagine invece che hanno visualmente magari un testo più grande ma non è marcato come titolo e quindi l'ausilio non può capire che in realtà da lì si passa da un capitolo all'altro del contenuto della pagina. L'ordine con cui compaiono gli elementi deve essere ragionevole, razionale. Ce n'è da studiare, no? Come vi dicevo. Ma sono tutte cose, tutto sommato, prese una per volta, ragionevoli. Se mi dicono che per fare un titolo devi usare gli heading H dell'HTML e non devi usare un altro modo semplicemente rendere il testo più grande, tu dici, va bene, anzi meglio, mi semplifica il lavoro. Devi saperlo semplicemente, come fare a mettere il testo alternativo all'immagine, se gli mette l'attributo alt, punto. Sono tanti elementi, come dicevo, presi singolarmente relativamente semplici. Devono essere tenuti in presente dai designer, da chi crea contenuti, come parte fondamentale del proprio bagaglio di attrezzi. Così come un designer sa come fare un sito a tre colonne, deve sapere anche come fare a far sì che una colonna possa scomparire se l'utente non la vuole vedere, perché è richiesto da questo. Modalità di ingresso. Allora, la linea guida 2.1 diceva tutto il sito deve poter funzionare con la tastiera, ma 2.5 dice, ma però permetti anche di usarla con altri ingressi diversi che non siano la tastiera. La tastiera va bene di per sé, va bene perché è un proxy di vari ausili, ma a volte c'è il mouse, è possibile usarla col mouse, è possibile usarla con dei gesti, no, ad esempio ingrandisci e riduci, io prima l'ho fatto con control, rotella, ma lo potrei anche fare con la coppia di dita, quindi, oppure con control più e control meno. Sono modi diversi di ottenere lo stesso effetto. Perché? Perché il browser lo intercetta e la pagina web è fatta bene. È fatta bene e quindi reagisce in modo corretto. Se vede che se io ingrandisco abbastanza mi scompare questo menu a sinistra per far spazio al contenuto. E così via. E quindi operabile significa accessibile alla tastiera, dare tempo, evitare lampeggiamenti o comportamenti che potrebbero essere pericolosi e navigabilità. Poi ciascuno di quali, se avete tempo e voglia, potete andare a leggere il dettaglio. E modalità di ingresso di input diversa. Understandable è più facile, cioè più facile da capire, molto più difficile da mettere in pratica, perché lì si tratta di lavorare sui contenuti. Quindi il contenuto deve essere comprensibile e anche l'operazione di interfaccia utente. Quindi sono due cose. Ciò che scrivo, le immagini, il testo, eccetera, devono essere facilmente comprensibili e l'uso del sito deve essere facilmente comprensibile. Allora, questa qua è un bottone su cui devo cliccare, è un menu che devo aprire, è un'etichetta da cliccare, è semplicemente un elemento decorativo, è un titolino. Ma queste cose qua non devo starci su a pensare. Questo, se vogliamo, è il punto cardine dell'usabilità di qualunque interfaccia. No? Io ricordo un libro che mi è piaciuto molto di usabilità che si chiama Don't Make Me Think. Non farmi pensare. Cioè, ogni volta che mi fermo per un decimo secondo di fronte all'interfaccia per chiedermi ma devo cliccare qui o lì, vuol già dire che quel sito è progettato male, o quell'interfaccia è progettata male. Perché l'utente deve poter immediatamente riconoscere la funzionalità di un elemento istantaneamente. Quindi, questo si divide in leggibilità, rendi il testo
leggibile e comprensibile, che non vuol dire percettibile. Prima parlavamo di contrasto, cioè lo devo poter vedere, o parlavamo di testo alternativo, ce lo possiamo estrarre. Ok, una volta che l'ho visto, l'ho estratto, capisco cosa c'è scritto. È difficile da capire? Linguaggio della pagina, ad esempio il fatto che la pagina, magari questa è scritta in inglese, un'altra è scritta in italiano, il sito web deve avere l'indicazione della pagina in modo che il sintetizzatore vocale possa usare la voce giusta, non ci sentiamo una pagina in italiano letta da una voce inglese. Va bene per ridere, ma non è sicuramente facile. Parole strane devono essere definite, abbreviazioni devono essere definite perché non tutti le conoscono, il livello di comprensibilità della lettura. Predicibile. Predicibile significa che devo sapere prima di fare un'azione che cosa succederà quando la farò. Se clicco lì cosa succede? Prima di cliccare, non dopo, ah cacchio non era quello, devo tornare indietro, magari tornare indietro è un'operazione costosa. E quindi usare in modo molto standard i vari componenti di interfaccia utente in modo che gli utenti sappiano già. Questo è un esercizio che vi invito a fare. Aprite un sito cinese, giapponese, arabo, scegliete voi una lingua che non conoscete, apritelo a caso e chiedetevi cosa fanno le varie parti della pagina, qual è l'home page, qual è il logo, qual è la casella di ricerca, quali sono i titoli delle sezioni, eccetera. Vi accorgete che se il sito è fatto bene riuscite a orientarvi nella pagina anche senza leggere una sola caratter, una sola parola. Altrimenti vuol dire che c'è un problema di predicibilità di come si comporta il sito. Allora il sito devo leggere per immaginare, per pensare, per ragionare su che cosa può succedere. Non va bene. Questo no. Sì, siamo nella normativa di accessibilità, ma questa è la base dell'usabilità. Non c'entra niente disabili questi ragionamenti qua. Assistenza nell'ingresso. Aiuta gli utenti ad evitare e a correggere gli errori. Quel maledetto correttore ortografico che c'è sul telefono. Però ci aiuta. Quante volte scrivi una parola senza mettere l'apostrofo, no? L'apostrofo stesso, perché sai che te lo aggiunge il correttore. Questo ti permette di poter fare, permetterti di fare degli errori, e per una persona che ha più difficoltà a inserire dei dati, inserirli correttamente è molto più faticoso. No? Quindi avere tutti dei meccanismi che possano aiutare a correggere eventuali input errati. E poi il 4 robusto in realtà è molto molto semplice perché ha una sola linea guida al suo interno, la 4.1, che dice compatibile, cioè cerca di essere compatibile con le tecnologie di oggi e con quelle di domani. Non è facile perché domani nessuno lo conosce, però se ti attieni alle linee guida standard, allora è molto probabile che in futuro il tuo sito sarà ancora compatibile. Queste sono belle parole, per carità, non sono belle parole, sono tante informazioni che dovrebbero far parte del bagaglio di qualunque creatore di siti, quindi chi fa il layout, chi fa l'impaginazione, chi fa la grafica, e qualunque creatore di contenuti. Perché una volta che ho il sito e il layout, scrivo l'articolo, ci metto l'immagine, la metto male, la metto non scalabile, la metto troppo piccola, sbaglio il contrasto, il sito magari è perfettamente accessibile, ma il suo contenuto è costruito male. Quindi alcuni elementi sono più per chi costruisce l'impaginazione, altri elementi di questi sono più per chi costruisce i contenuti. Questo dovrebbe far parte del bagaglio base. Ma poi, quindi, con tutta la buona volontà, come faccio a sapere se ho fatto un buon lavoro? Se ho seguito tutte queste linee guida, oppure ho scelto il livello A, doppio A, triplo A, quello che ho voluto scegliere, come faccio? Allora, esistono degli strumenti che ci aiutano a fare la verifica di accessibilità. Adesso qui non sto chiaramente a elencarveli tutti, trovate dei link su queste pagine, su alcuni siti, poi io questi li avevo controllati un paio di mesi fa, questi poi vanno e vengono perché a volte sono cose, diciamo così, volontarie, associazioni che poi dopo non riescono più a avere i fondi per andare avanti, ma ci sono dei validatori online, cosa fanno? Tu gli dai l'indirizzo di un sito e questo validatore legge il sito e cerca di applicare le regole della WCAG, le varie linee guida, e indicarti le possibili violazioni. Allora, questo è uno dei tre livelli di controllo. La validazione di accessibilità deve essere fatta
su tre livelli. Il primo è questo, il livello tecnico, di conformità alle regole tecniche. Ti può dire certe cose. Quell'immagine non ha il testo alternativo, quel link non ha un'ancora leggibile. Poi c'è il livello del contenuto. Però una macchina non ti può dire se una frase che è scritta è comprensibile o no. E quindi devi farlo tu manualmente. E poi c'è la verifica di usabilità vera e propria. E tipicamente si cerca di fare, molto spesso se siamo interessati, su un progetto ampio, con l'appoggio di qualche di associazione di disabili, che possono provare a usare realmente il sito prima che questo poi venga, diciamo così, approvato definitivamente. Però già al primo livello si riescono a fare vari tipi di controlli. Ad esempio, uno di questi validatori, che si chiama Wave, viene anche sotto forma di plugin del browser. Quindi, che ne so, se noi prendiamo il sito del Poli, è un sito qualunque, questo è uno dei validatori, è uno dei 4-5, diciamo così, che si usa di più. Se clicco su quest'icona, faccio partire la validazione di accessibilità di questa pagina. Allora, che cosa ha fatto? Lui mi ha indicato, ha aperto questo pannello laterale e mi ha evidenziato 11 errori, 11 warning e poi 29 caratteristiche positive presenti in questa pagina. E me li ha anche marcati sulla pagina stessa. Quindi, ad esempio, qui c'è un ditino rosso, questo ditino rosso significa che un link non contiene testo. Quindi hanno messo un link dentro il quale c'è magari un'immagine ma non c'è del testo. Poi in realtà questa estensione è fatta bene, perché se vai su More Information ti fa vedere questo è l'errore, cosa significa, perché è importante, come diciamo così, fix it, come correggerlo, eccetera eccetera. E poi ci sono i link, guarda caso, verso la linea guida, che ti dà poi tutto il resto, tutta l'informazione aggiuntiva che ti può servire. E questo per tutta la pagina, quindi è abbastanza semplice andare a vedere, adesso questo qua è, ci sono due link adiacenti che vanno allo stesso indirizzo. Quindi magari c'è il testo inglese e c'è l'inconcina dell'inglese ed entrambe sono un link alla stessa pagina. Che dici, ma chi se frega? E no, però se una persona ascolta la pagina nello sintetizzatore vocale sente link tal dei tali, link tal dei tali pronunciato. E poi si chiede, ma questi due link sono lo stesso? Mi sembrano uguali, no? Devo tornare indietro? Sono la stessa cosa? Sono diversi? No. Se ho due elementi adiacenti che vanno alla stessa parte, faccio un link unico che li comprende entrambi. Una banalità. Però magari chi l'ha fatto non ci ha pensato. No? E così via. Questi qui azzurri, dice, attenzione che c'è una lista presente, può andare bene, può andare bene, e questi qui sono da verificare a mano, ad esempio. Fai attenzione che se c'è una lista non ordinata, effettivamente l'ordine non serve a niente, ti dà dei suggerimenti. Quindi non tutto ciò che è evidenziato qua è un vero errore. Dobbiamo poi andare noi, caso per caso, a capire. Qui c'è il verde, dice testo alternativo. Bravo, perché hai messo il testo alternativo presente. Erano dei requisiti, tu l'hai fatto dove c'era un'immagine. E cose di questo genere. Quindi qua poi sono evidenziati gli errori che uno può andare a consultare, o gli errori di vari tipi di segnalazioni. Questa è semplicemente l'informazione. Poi è carino questo, che ti fa vedere la struttura della pagina, qual è l'organizzazione gerarchica della pagina in termini di titoli e sottotitoli, che è lo strumento che usa un non vedente per poter navigare all'interno della pagina e per evitare ogni volta di farsela leggere dall'inizio alla fine, dalla prima parola all'ultima. Si fa leggere i titoli e poi entra solamente nel titolo che gli interessa. Allora vediamo già un grosso problema, che di tutto il contenuto di questa pagina l'unica parte che appare dall'indice sono le news. Cioè questa parte sopra, che poi è quello importante, non c'è. Non c'è nell'indice della pagina. Se mi faccio stampare l'indice vedo solo questo. Quindi chi legge l'indice di questa pagina non pensa che ci siano queste parti qua. E non ci può arrivare con delle scorciatoie veloci che permettono di navigare tra i titoli. Se poi andiamo a quest'altro signore, forse ancora peggio. No? Dove ci sono anche qua, tra l'altro è fatta in modo diverso, qui ci sono degli errori anche qua. Guardate l'outline. Non ci sono titoli. Ma pirla, mi viene da dire. Non potevi, quando hai scritto offerta formativa, anziché metterlo semplicemente come testo, forse addirittura questa è un'immagine,
spero che sia un testo. Qui andiamo a vedere l'HTML. Vedete che questo signore qua ha messo questo link a offerta formativa. Questo è un link, e cosa contiene questo link? Contiene, direi, un'immagine, non del testo. E questo è, vedete che non è, tutto questo è un'immagine? Non ditemi di sì, probabilmente sì. Però cosa gli costava questo link qui? Metterlo dentro un tag H1 con quel titolo e dare lo stile dell'H1 con lo stesso stile del rettangolino. Cioè, mentre lo fai, non costa niente. E quindi avrebbe reso navigabile, adesso non voglio farvi impazzire qua con la HTML, no? Però chi progetta i siti lavora qua dentro. Lo stesso effetto visuale lo posso usare con una marcatura HTML più appropriata e mi vengono gratis una serie di vantaggi, tra cui l'accessibilità, tra cui la ricercabilità. Pensate quando in Google cercate un sito, e il primo risultato vi mette il nome del sito, ma poi subito sotto vi mette già i nomi delle sezioni principali di quel sito. Ok? Da dove le prende quelle sezioni principali, secondo voi? Qualcuno gli ha telefonato? No, le prende dai titoli se sono fatti bene, che sono gli stessi titoli che si usano per dare accessibilità, che si usano per dare uniformità grafica e così via. Ok? Quindi bisogna un attimo abbandonare l'occhio di come il sito si presenta, già questo si presenta male, ma anche immaginare come è stato realizzato e quindi come sono strutturate le informazioni e come sono strutturate le interazioni che questo sito permette. Le informazioni ci sono pertinenti, sono accessibili. Se avete un problema e dite: ma come faccio a rendere accessibile questo? Avete visto che facendo 3 o 4 click trovate la spiegazione dettagliata, basta un po' di tempo, ma poi alla fine le cose essenziali sono 4 o 5. E con questo, no, si può garantire quella che dovrebbe essere un obbligo di legge, ma quello che poi più praticamente è la possibilità del sito di essere, se voi questo qua lo navigate sul cellulare, non ci riuscite bene. Perché? Perché non è accessibile. Cioè, le due cose vanno di pari passo. E poi ci sono, oltre a queste regole di accessibilità, visto che qua c'è qualcuno che fa anche design, io ho trovato questo.